Buon pomeriggio a voi. Allora, si sono ripresi i lavori per quanto riguarda i partiti che formavano la precedente maggioranza per vedere se ci sono le possibilità di un Conte-ter. Io personalmente ho sempre espresso quello che è la mia posizione. Ovviamente ritengo che la cosa più giusta sarebbe quella di andare al voto. Perché il voto appartiene al popolo, il popolo è sovrano. Ma vi ho anche detto che ci sono grandi possibilità che invece nasca il Conte Ter, perché il collante che lega tutti questi paesi è talmente forte per tutte le ragioni che ormai ci siamo detti più volte in questi giorni, in queste settimane, e quindi non voglio ripetermi. In serata, eventualmente, se ci saranno delle novità, ve le comunicherò. Allora, oggi invece voglio continuare il discorso iniziato stamane. Per chi si fosse perso il video di stamane, ho evidenziato come purtroppo, secondo il mio personale giudizio, il dottor Mariano Amici ha perso un'occasione. Ha perso un'occasione perché è caduto nella trappola da parte di La Sette, che ha preparato molto bene questa cosa ai suoi danni. Tra l'altro era in mezzo a persone molto agguerrite da solo, perché c'era Bassetti, c'era Telese, c'era il senatore Cerno, c'era appunto Giletti, e comunque secondo me ne è uscito male. Però, se volete avere maggiori informazioni, quando avrete tempo, andate a vedervi il video di stamane. Ma voglio proseguire con quello che è successo ieri durante la trasmissione di Giletti. Dopo il dottor Mariano Amici, è stata la volta dell'ex magistrato Palamara, ex perché ormai è stato buttato fuori dalla magistratura. Palamara è venuto a parlare del suo libro che ha scritto insieme al giornalista, il direttore del il giornale Sallusti. Ora vedete la cosa che ho sottolineato già stamane, mentre il dottor Amici era in mezzo a diversi fuochi, Palamara era tranquillo. L'unica persona in studio era una giornalista d'inchiesta. Una giornalista di grande esperienza, che ha qualche anno sulle spalle, molto corretta, molto soft, oserei dire io, che non l'ha mai interrotto, non l'ha incalzato, quindi praticamente ha avuto gioco facile a esporre le sue ragioni. Lo stesso Giletti, devo dire, ha avuto un atteggiamento per nulla critico, come invece sarebbe stato giusto nei confronti di quello che è pur sempre stato il capo di un sistema. Ricordiamocelo molto bene, che ha fatto sì che nel nostro paese ormai da anni non vige più una democrazia e che soprattutto l'alternanza al governo è stata impedita da una magistratura schierata, una magistratura di sinistra che è andata a costituire il famoso triangolo ormai politica, cioè la sinistra, i media di regime di sinistra e la magistratura di sinistra. Ora, a un certo punto, colpo di scena, si parla della famosa questione che riguarda Matteo Salvini, dove in una intercettazione Palamara, rispondendo a un collega, dice: sì, tu hai ragione, Salvini non ha fatto nulla per dover essere incriminato. Ci si riferisce sempre alla Gregoretti e alle altre faccende che riguardano Matteo Salvini sulla immigrazione. Conclude però aggiungendo: però anche se non ha fatto nulla e non sarebbe da essere indagato, però Matteo Salvini deve essere attaccato. Ora vedete, lui ha cercato di spiegare, di dare la sua spiegazione del significato, eccetera. Allora, non prendiamoci in giro. La cosa è molto semplice. D'altronde lui lo ha anche ammesso, no?
e nella sua ammissione, quando lui dice io sono ero e sono contro Salvini, la penso in maniera diversa. Allora tu, caro Palamara, hai fatto una cosa molto semplice, sei a capo di un sistema che ti ha dato l'incarico di abbattere l'avversario politico, in questo caso Salvini, e tu hai fatto esattamente quello che ti è stato chiesto. Questa è la realtà, facendo sì che nel nostro paese da anni non vige più alcuna democrazia. Stavo dicendo, a un certo punto è intervenuto in trasmissione telefonicamente Matteo Salvini. Ora uno si aspetta da parte del leader dell'opposizione, che è stato così duramente attaccato, una reazione insomma altrettanto dura nel sottolineare quello che Palamara ha fatto e quello che Palamara, le gravi responsabilità da parte di Palamara, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio nel nostro paese e il fatto che ha messo in pericolo la democrazia. Nulla di tutto questo. Quasi quasi sono andati a vino e tarallucci. Palamara gli ha chiesto scusa, Salvini gli ha detto ma sì, in fondo adesso non sarebbe giusto che venisse preso come capro espiatorio Palamara, perché ci sono molti che non hanno parlato, lui perlomeno ha parlato, quelli sono ancora in giro, fanno ancora danni. Insomma, un clima estremamente sereno. Se magari Salvini fosse stato presente in studio, si sarebbero abbracciati e finiva lì. Io sono rimasto estremamente esterefatto, vedete, esterefatto, perché io ho una sensazione per quanto riguarda Matteo Salvini. Ora, Matteo Salvini, da quando conta qualcosa in politica, da quando la Lega ha superato il 30% dei consensi, Matteo Salvini è stato appunto massacrato da questo famigerato triangolo della sinistra: politica, media, magistratura. Gliel'hanno dette di ogni, nazista, fascista, intollerante, di ogni ha dovuto subire Matteo Salvini. Però questa cosa, che chiaramente strategicamente era soprattutto ed è soprattutto rivolta all'opinione pubblica affinché Matteo Salvini venga screditato, però mi sembra che abbia fatto effetto sullo stesso Matteo Salvini, perché ci troviamo di fronte ormai un Matteo Salvini che ha messo i remi in barca, che reagisce pochissimo, che non ha più nessun tipo di attacco nei confronti di quello che la sinistra ci ha presentato in questi mesi a livello di azioni, a livello di un governo assolutamente inefficienti. Ora vedete, in Inghilterra Nigel Farage ha continuato ad essere estremamente duro nei confronti dell'Europa, tanto che siamo arrivati alla Brexit, ha convinto i britannici a uscire dall'Unione Europea. Ho l'impressione che Matteo Salvini si stia preparando un domani ad essere leader del centrodestra, ma probabilmente ad andare in Europa, come gli suggerisce la sinistra, in toni molto più soft, molto più conciliante nei confronti, molto più concilianti, scusate, nei confronti della Merkel, anche se probabilmente sappiamo che la Merkel non ci sarà più, ma anche se cambierà il cancelliere, non cambierà l'idea e la politica della Germania. Ecco, io ho questa impressione, perché altrimenti ieri Matteo Salvini avrebbe approfittato di questa occasione attaccando pesantemente Palamara, come era giusto che lui facesse, perché Palamara, ricordiamoci, è stato il capo di questo sistema, è stato colui che ha attaccato lo stesso Berlusconi, no? Che lo ha fatto dimettere, ha contribuito a farlo dimettere su pressione da parte dell'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano. E poi la storia di recente nei confronti di Matteo Salvini e del centrodestra. Altro che vino e tarallucci, caro Matteo. E questo che è incomprensibile da parte di Matteo Salvini in questo momento e di tutto il centrodestra. Ci vuole un maggiore attacco nei confronti della sinistra, soprattutto nell'evidenziare quello che è successo e quello che sta succedendo nel nostro paese, cosa che farebbe tranquillamente tutti i giorni la sinistra italiana. Con questa riflessione io vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo stasera.